Ben ritrovati al canale, ragazzi. Nel video di oggi parleremo di eliminazione di difetti dopo la verniciatura. Come ben sapete, ragazzi, io all'interno della carrozzeria di famiglia mi occupo della finitura dell'auto. Quindi una volta che esce dalla verniciatura io la prendo in carico, la controllo se ci sono sporchine, se ci sono colature e le elimino. Il metodo più efficace per eliminare la colatura o sporchini, quel che sia, è la lametta. La lametta è un metallo ed è un elemento molto professionale che deve essere usato con un'attenzione maniacale, perché se si usa in malo modo strappa la vernice, quindi ci vuole molta cautela e molta esperienza. Questa parte qui che vedete è la parte che taglia ed è molto affilata. La maggior parte delle volte la lametta va utilizzata su questo profilo qua, però potete utilizzare anche lo spigolo, però bisogna stare attenti perché se si calca troppo c'è il rischio veramente di rimuovere uno strato troppo eccessivo della vernice, a tal punto che si vede poi il solco. Quindi se non si ha la giusta manualità, questo oggetto è meglio non utilizzarlo. Se si vuole eliminare sporchini o carteggiature e si ha le prime armi, vi consiglio di utilizzare subito un carboncino o carta da carteggiare e smussarlo, non tagliatelo se non siete sicuri, perché veramente potete fare dei danni. È molto rischioso utilizzarla, però una volta che si ha la giusta manualità vi aiuta molto sulla rimozione di questi difetti post vernice. Una volta che rimuovete tutta la parte in eccesso creata dalla colatura o dallo sporchino, non potete lucidare direttamente, ma bisogna carteggiare. Io vi consiglio di fare tutti i passaggi con 1500-2000-3000 fatti alla perfezione, perché se no dopo i segni della lametta si rivedono. Quindi fate bene il passaggio. Una volta che avete finito i passaggi, lucidate prima con un tampone da taglio, così da rimuovere tutti i segni della carteggiatura. Osservate bene se è stato rimosso tutto. Una volta che siete sicuri che potete finire la macchina, rifinitela con un tampone in spugna o da finitura, quello che volete. Vi ricordo che è un procedimento molto delicato, quindi state veramente attenti. Se non siete sicuri, non usatela. Tassativamente no. Vi lascio tutti i prodotti che ho utilizzato in descrizione. Mi raccomando, fatemi sapere se utilizzate anche voi questo metodo oppure degli altri metodi. Scrivetemi tutto in descrizione. Vi ricordo che se vi piacciono i miei video, iscrivetevi al canale e attivate la campanella, così restiamo sempre collegati sulle prossime uscite. Ciao ragazzi, al prossimo video!